Assessore, terza edizione, partiamo dalle novità. La novità prima è la comunicazione, ecco, la vedete alle mie spalle, per raccontare la città come la vedeva il Bonfigli, la città che era già ai suoi tempi, viene un diciamo questo affresco preso dalla Cappella dei Priori, qui alla Galleria Nazionale. Allora, una comunicazione nuova per un evento che è sempre più ricco e che quest'anno anticipa addirittura di un giorno intero, ma anche di una sera, quindi un giorno e mezzo in più per dare alla città un'occasione di festa, di socializzazione, di sfide, di piacere di essere insieme. C'è anche una grande novità che è quella dei bambini, perché loro vanno sensibilizzati proprio fin dai momenti della scuola. L'anno scorso già ci furono due classi della scuola dell'infanzia per una bellissima mostra su Perugia, i rioni e i mestieri del tempo, che sarà pubblicata in una piccola guida per Perugia. Ma quest'anno abbiamo deciso di fare per loro, proprio per loro, degli eventi in Rocca Paolina, che vanno da spettacoli di marionette con il PFU a laboratori, dimostrazioni, integrazioni e dimostrazioni del villaggio medievale con la Compagnia del Grifoncello, ed anche una giostra loro dedicata domenica mattina in Piazza Matteotti. Quindi ecco, si avvia anche questo filone per i bambini, che sono veramente entusiasti, lo vediamo già dalle giornate di avvicinamento che sono state sempre alla Rocca Paolina insieme con la Compagnia del Grifoncello, che veramente ringrazio per essere così disponibile e, come dire, lavorare tanto nell'immaginario dei bambini. Poi ci sono naturalmente dimostratori, artisti di strada, i mercati fino a notte, fino a dopo cena. Questa è una bella novità anche per far sì che ci sia più movimento anche in tarda serata in centro, e poi un programma fitto dove mi fa piacere vedere anche quest'anno un bel coinvolgimento dei rioni, che non solo adesso per questi giorni della festa, ma anche in avvicinamento hanno avviato anche loro conferenze, incontri, laboratori, e questo veramente è la prova che lo stimolo è servito, perché c'è davvero una bella compartecipazione. Naturalmente le sfide sono quelle, si ripetono le tre sfide: il lancio del giavellotto, che è un lancio di precisione, non di forza, la torre, il gioco della torre, che è una, diciamo, il tiro della fune, ma molto più coreografico e molto, come dire, molto stimolante per gli atleti, e la corsa del drappo della domenica, e naturalmente anche il corteo, perché anche quello è un momento importante nella valutazione per il rione vincitore. Allora, per due anni ha vinto alla prima e alla seconda edizione Porta Santa Susanna, vedremo chi vince ora. Devo dire che tra le mostre poi mi preme raccontare che c'è alla Misericordia, all'ex Misericordia, la mostra dei pali, ovvero tutti gli elaborati, tutti, degli studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno concorso in questi tre anni, perché è giusto premiarli tutti con un'esposizione. Tre sono stati vincitori, uno per anno, quest'anno è Filippo Moroni. Devo dire, è già un bellissimo colpo d'occhio entrare in quella sala e trovare tutta questa forza che viene dai giovani con i loro concept, anche per restituirci quello che intendono e come interpretano il senso della sfida, della storia e di una Perugia medievale vista con gli occhi di oggi, con dei ragazzi, e questo è il punto. Ci sarà anche di nuovo un concorso culinario, questa volta con la torta salata di Braccio, con una bella giuria di esperti che valuterà il 7 mattina. Ecco, quindi si comincia il 7 già a mettere là qualche idea, e ci sarà un viaggio nel tempo delle prime dame dell'edizione 2018 in mini metro, scortate dai Grifoncelli, sempre la Compagnia dei Grifoncelli. E queste arriveranno poi in piazza, le dame. È importante perché la prima dama è un simbolo forte per ogni rione, sono state tutte elette, ogni anno c'è una nuova prima dama, e queste in prima uscita ufficiale arriveranno fino a piazza 4 novembre, dove poi la sera ci sarà
il lancio delle sfide, quindi diciamo si entra nel vivo già il 7, poi però le cose si avviano l'8, 9 e termineranno il 10. Mi sembra di avere già detto tanto, devo ringraziare un sacco di persone perché molti sono stati i sostenitori, oltre al comune, e quindi anche diciamo così un coinvolgimento dei rioni, dei rionali e di tantissimi volontari. Questo siamo tanti e lavoriamo veramente per la città, perché questa manifestazione dia di Perugia la più bella immagine, la più bella visione anche nei sensi del turismo, perché lavoreremo anche, come è stato fatto anche negli altri anni, ad ottenere una bella iconografia, quindi belle fotografie che potranno e possono molto colpire nel senso del turismo esperienziale, come tutti ormai sappiamo.